Buongiorno. Parliamo in privato. Non lo so se dobbiamo parlare in privato. Non lo so. Senza micro. No, parliamo senza microfono. Sono Toni Nocchetti, buongiorno. Buongiorno, come stai? Bene, grazie. Abbiamo alcune cose che dobbiamo, delle quali dovremmo assolutamente provare a discutere. Come è possibile che nella revisione dell'ISEE sia stata inserita l'indennità di accompagnamento? Prima domanda. Seconda domanda. Com'è possibile che l'inserimento dell'indennità di accompagnamento, contro la quale urlavano prima che ci fosse il governo Monti, al lupo, tutta quella che è tradizionalmente l'opposizione di centrosinistra, PD in testa, fino a 10 mesi e mezzo fa dicevano che non sarebbe mai stato possibile inserire l'indennità di accompagnamento nella revisione dell'ISEE, è accaduto in totale silenzio? Questa è una domanda di una serietà enorme. Senta, mi mando, mi c'ha un appunto, qualcosa? Sì, lei ha degli strumenti, lei ha un, insomma, avete degli strumenti. Mi dà quel volantino che avete? Non abbiamo un volantino. Non abbiamo un volantino. Noi abbiamo invece un volantino perché domani. Noi non abbiamo un volantino. Allora mi fa un'email? Se vuole le mando una mail. Ecco. Il governo è questo, è invece il volantino di domani, noi saremo qui ad oltranza. C'è un'altra domanda molto importante. Noi avevamo letto che il fondo della non autosufficienza sarebbe stato finanziato da un'accise sulle bevande zuccherine. Che purtroppo non c'è. Lei ritiene, e glielo chiedo nella comune radice cattolica, lei ritiene nella comune radice cattolica che sia tollerabile in un paese civile che il fondo per i non autosufficienti derivi da una bevanda zuccherina e che poi un governo ceda una lobby di venditori di Sprite o di Coca-Cola o di che non so che altro per i nostri ragazzi? Lei lo ritiene da cattolico una cosa condivisibile? Dobbiamo provare a trovare il modo di rifinanziarlo, questo è il punto. Il punto è che lei è il ministro e noi siamo dei cittadini. Beh, e quindi io non il sono punto il ministro è che di lei... queste cose. E io capisco che lei non è il ministro di queste cose, però lei è sicuramente nella condizione, a differenza di noi, di parlare con il ministro di queste cose. Questo sì. Arrivederci. Grazie, grazie. La ringrazio. Però mi manda la gentilezza. L'appunto. Eh? Arrivederci. Arrivederci, auguri signora. Arrivederci. Arrivederci. Il ministro della coesione sociale Riccardi dice che... non è lui quello che si occupa di queste cose. Non sono, mi manda un appunto sulla revisione di Lise. Cioè, Fabio, hai capito? Mi manda un appunto. Perché, scusa, voi non sapete. Ma scusa, cioè, fai parte del governo. Cioè, sei assurdo. Non me è assurdo. Sì. In più, ancora oggi non sono ancora.